Io sono Walter Minute, faccio la terza sessione Android della giornata, quindi ormai vi hanno raccontato tutto quelli che hanno parlato prima di me, quindi inventerò delle cose assolutamente false. No, non è vero. Per provare a dire qualcosa di diverso, vi farò vedere Android in un ambito diverso magari rispetto a quello qui in cui siete normalmente abituati a usarlo. La presentazione si chiama Android Embedded, questo era il titolo che ho dato a Davide, poi ho parlato con un esperto di marketing, è diventata Android and the Internet of Things, che è la stessa cosa, però detta in un modo molto più ganzo e che quindi sembra più interessante. No. Il concetto è quello di avere Android su sistemi che non sono tablet e telefonini. Stamattina Mario prima di me ha parlato benissimo delle nuove funzionalità e così via, nell'ambito degli smartphone e dei tablet, che ad oggi è il mercato più grande per Android. Io invece vi farò vedere qualche esempio di come si può usare Android su dispositivi che non assomigliano a un tablet e non assomigliano a un telefonino. Ce n'è un po' qui sulla scrivania e durante questa oretta vedremo un po' di esempi. Primo punto è chi siete. Ok, c'è la classica foto Steve McQueen per chi non l'avesse riconosciuto. Chi di voi è uno studente? Giusto per statistica, eh? Ok, fantastico. Chi è uno sviluppatore? Potete essere anche studenti e sviluppatori assieme, ma spero lo siate, insomma. Chi è uno sviluppatore Android? Una buona percentuale. Chi è uno sviluppatore di device embedded? Ah, però dai, qualcun altro c'è, dai, ok. Poi ci troviamo in un ascensore, tanto ci stiamo. Ci sono delle spie dell'NSA? No? Ok, spero. Ok, possiamo continuare. Avete mai usato un sistema embedded? Chi non ha mai usato un sistema embedded? Non è vero. Chi come me ha vissuto la sua adolescenza a cavallo tra gli anni 80 e 90 si ricorda questa cosa qui, questa pubblicità? L'URA è la versione autarchica del KitKat, tra l'altro. E c'era questo tipo che diceva, io non ho mai provato URA, e poi soffiava e faceva volare il ciuffo. A me la parte del ciuffo non viene per ovvi motivi. Però il concetto è, anche se pensate di non aver mai usato un sistema embedded, in realtà avete a che fare con sistemi embedded tutti i giorni, e più volte al giorno. Ok? Se avete pagato il maledetto parcheggio, se avete prelevato dei soldi col bancomat, quello addirittura è un forno che fa girare Android. Ok? Per dispositivo embedded intendiamo un computer che è dedicato a uno scopo preciso, ben definito. Se pensate, nella vostra auto ci sono probabilmente una dozzina, anche di più, se avete un'auto abbastanza nuova, di computer che sono dedicati a controllare la sicurezza, l'ABS, eccetera, a controllare le prestazioni del motore, a farvi la navigazione, a muovere le lancette sul vostro cruscotto, perché ormai non si muove più niente meccanicamente, tutta roba elettronica, e così via. Quelli sono tutti sistemi embedded. Questa mi viene, diamo i numeri, di solito lo faccio normalmente, però in questo caso cerco di essere preciso. Nel 2012 Cisco, quindi non esattamente gli ultimi arrivati, stimava che ci fossero 8,7 miliardi di dispositivi connessi a Internet. Dispositivi che non sono PC, non sono smartphone, non sono server, eccetera. Dispositivi che si collegano a Internet per scambiare dati per conto loro. Ok? Già nel 2012 erano più delle persone. Più delle persone in assoluto, ma molto più delle persone che usano Internet, perché sappiamo che purtroppo oggi Internet non è accessibile per tutti. Probabilmente conoscete ARM. ARM è un'azienda inglese, una delle pochissime tecnologie europee che se la cavano bene, è un'azienda inglese che ha inventato il core dei processori che oggi fanno girare la maggior parte dei tablet, degli smartphone, ma anche una buona percentuale di dispositivi embedded. Non tutti, non tutti. E seppure non sono tutti, nel 2011 ARM ha venduto più di 8 miliardi di licenze per fare processori con i suoi core. Questo vuol dire che solo l'ARM ogni anno mette sul mercato 8, poi 9, poi 10, mano a mano negli anni, miliardi di dispositivi embedded. Ok?
Quindi questo per dirvi che non stiamo parlando di un settore di nicchia, stiamo parlando di un settore che probabilmente come numeri ha numeri molto più grandi di quelli che siamo abituati a vedere con i telefonini e gli smartphone e i tablet, eccetera. Ok? E come si sono evoluti i telefonini, come sono comparsi i tablet, perché stanno ancora iniziando ad evolversi, sono in fasce come tecnologia, così anche i sistemi embedded evolvono. Evolve, aumenta la potenza di calcolo, quello là nell'angolo è un 4004 di Intel, è il primo microprocessore. Probabilmente quel microprocessore costava diverse decine di volte quello che oggi costa un Tegra 3, che è un processore che ha 4 core, ha 1 giga e 2, un fanta acceleratore grafico e tutto quello che potete immaginare. Ok, quindi allo stesso costo oggi possiamo avere una capacità di elaborazione che è infinitamente più grande rispetto a quella che c'era solo negli anni 70. Non stiamo parlando della preistoria. Okay. Io c'ero negli anni 70. Ok, la maggior parte di voi magari no, però io sì. È aumentata la capacità di memorizzazione. Ok. Oggi qualcuno ha detto, sì, la virtual machine di Android è fatta per girare con dispositivi con capacità di memoria limitata. 512 mega è memoria limitata? Ok. Chi come me si è comprato il primo PC con l'MS-DOS sa che Bill Gates aveva detto 640 kilobyte sono abbastanza per tutti. E questa roba è andata avanti mica per una settimana, cioè è andata avanti per tanti anni. Ok. Oggi 512 mega sono una quantità di memoria limitata. E oggi 512 mega costano molto meno di quello che costavano i 640k che aveva il mio primo PC. La connettività. Fino a qualche anno fa, se volevo collegare un dispositivo seriale, un dispositivo embedded, dovevo usare una porta seriale, andavo a 9600 baud, metà dei dati non arrivavano giusti, e così via. Oggi abbiamo dispositivi, ne parlava stamattina Andrea Maietta, come l'Arduino Yun, che costano qualche decina di euro e sono in grado di collegarsi a una rete Wi-Fi. E io purtroppo per lavoro scrivo driver, questo tipo di software abbastanza triste, nel senso che non si vede. Non è. E vi garantisco che il Wi-Fi è una delle cose più complicate mai concepite dall'uomo. Okay? Eppure un aggeggino da ormai 50 euro si collega tranquillamente a una rete Wi-Fi. Capite che tutte queste potenzialità, se sfruttate bene, ci consentono di fare dei dispositivi dedicati sempre migliori, sempre più furbi, sempre più in grado di processare più dati, di tenere più dati, di ricordarsi più cose e di scambiare informazioni con il resto del mondo. Okay. Nella sessione, sia in quella di Andrea, sia poi anche Mario ha accennato a questo discorso parlando di quanto consumano, si parlava dei sensori. I sensori sono sostanzialmente un modo di tradurre in digitale, quindi i numeri, in qualcosa che posso salvare, riprendere un miliardo di volte è sempre uguale, quello che è il nostro mondo fisico. Abbiamo dei sensori che misurano la temperatura, la luce, l'umidità, la quantità di polvere. Sono tutte grandezze che noi percepiamo. Ok, percepiamo il caldo, il freddo, l'umidità e così via. Ma che fino a poco tempo fa una macchina non era in grado di percepire. O se era in grado di farlo era in un laboratorio e costava milioni di euro. Anzi, poi non c'erano ancora gli euro. Oggi tutte queste cose sono misurabili da dispositivi che ci possiamo comprare per hobby. Si parlava di Arduino. Arduino, ci compriamo Arduino, ci compriamo una fotoresistenza, ci compriamo un sensore di temperatura. Insomma, probabilmente se allochiamo 100 euro per questa cosa, alla fine ce ne avanzano ancora. E abbiamo un sistema che è in grado di misurare delle informazioni dall'ambiente che ci circonda. E oltre che in grado di misurarle, è anche in grado di scambiare queste informazioni. E quindi sostanzialmente farne buon uso. Pensate a un termostato. Il termostato è uno dei dispositivi probabilmente più banali che ci possono venire in mente. E ad oggi spesso i termostati sono dei processorini a 8 bit che leggono un sensore di temperatura e accendono o spengono un attuatore per far andare la pompa di calore piuttosto che la caldaia. Oggi potremmo avere un termostato in ogni stanza e tanti termostati in ogni casa, eccetera. E questi potrebbero parlarsi. O dice, vabbè, il mio termostato non si fa i fatti suoi, va a raccontare al vicino. Sì, perché potrebbe raccontare al vicino che, per esempio, tu hai spento il riscaldamento perché te ne sei andato.
E quindi il termostato del vicino potrebbe sapere che dovrà tenere il suo riscaldamento un pochino più alto perché non c'è più casa tua a scaldargli un pezzo di casa. Oppure, se abbiamo un termostato per stanza, a un certo punto il termostato si potrebbe accorgere che lui sta pompando calore come un maledetto e fa sempre freddo. E quelli nell'altra stanza invece funzionano bene. Ok? A quel punto si accorge che o avete lasciato la finestra aperta, oppure si è guastato qualcosa. E quindi potrebbe essere in grado di capire che non sta funzionando. E quindi magari segnalare la cosa, chiamare direttamente chi può sistemarlo. Oppure un termostato potrebbe ricordarsi come è programmato e magari vedere anche le previsioni del tempo e adattare il suo funzionamento a quello che è il vostro stile di vita. Esco di casa alle 8 la mattina, rientro alle 6 del pomeriggio, so già che posso abbassare la temperatura durante la giornata. Il sabato e la domenica però magari sto a casa un po' di più e quindi mi serve una temperatura più alta. E poi il giovedì sera vado in palestra, io no, si vede, però ipoteticamente, vado a bermi una birra con gli amici, adesso ci credete, e quindi posso anche riabbassare la temperatura perché poi quando arrivo a casa mi infilo sotto le coperte e non mi accorgo di niente. Ok, voi dite qua, questa è fantascienza. C'è un aggeggio che si chiama Nest, come nido in inglese, che fa esattamente questa roba qui. È un termostato carino, rotondo, con un display dentro, e funziona esattamente in questo modo. È in grado di avere informazioni sul tempo, quindi sapere in anticipo che stanotte farà freddissimo e quindi domani dovrà accendere il riscaldamento un pochino prima. È in grado, dopo una settimana che ci giocate, che lo programmate a mano ogni volta, di imparare le vostre abitudini. E potete da remoto, se andate in ferie, state tornando a casa, non volete trovare una ghiacciaia, mandargli un messaggio, collegarvi a internet e farvi accendere il riscaldamento. Esiste oggi, costa qualche centinaio di dollari, anche perché è un oggetto molto figo di design, ma è una cosa che esiste già oggi. Ed è un dispositivo che sfrutta quello che stiamo dicendo, cioè il fatto che le capacità, le potenzialità sono migliorate in modo esponenziale. Questa è una bellissima battuta, dice, il mio iPhone ha 2 milioni di volte la capacità di memorizzazione del computer che c'era sull'Apollo 11, loro sono andati sulla Luna, io lancio gli uccellini contro i maiali in Angry Birds. Ok, questa è la battuta l'ho vista attribuita a diversa gente, mi piaceva Will Ferrell, ci ho messo lui però, il senso è questo. Ok, chiaro che se tutta sta potenza di calcolo poi la usiamo solo per giocarci a Angry Birds, non è che il mondo migliora. Ma, oddio, ci divertiamo giocando a Angry Birds, non sto criminalizzando chi lo fa. Però, probabilmente possiamo sfruttarla anche per fare altro. Con o senza paranza, cosa vuol dire? Chissà cos'è la paranza. Volta che la frittura vuole, con o senza paranza? Buh. Sono i pesci con la lisca piuttosto che senza. Arduino o Raspberry Pi? Qual è la differenza? Ne ha parlato stamattina anche Andrea. La differenza non è nemmeno a livello di costo, costano più o meno uguali. Arduino una ventina di euro, qualcosa di più, Raspberry Pi $25 la versione senza rete, $35 quella con la rete. La differenza che c'è tra queste due piattaforme è che Arduino è basato su un microcontrollore, ci consente di scrivere un firmware. Cosa vuol dire? Un firmware è qualcosa che si interfaccia direttamente all'hardware. Il vantaggio di questo approccio è appunto che avendo un'interfaccia diretta con l'hardware possiamo pilotare in modo semplice i segnali di I.O. e possiamo fare cose come quella che ci ha fatto vedere stamattina Andrea controllando il servomotore e così via. Dall'altra parte la capacità di memorizzazione è molto limitata, la capacità di elaborazione è abbastanza limitata, parliamo di un processore che gira qualche megahertz e così via. Raspberry Pi è un sistema più complesso. È un processore ARM a 800 MHz su cui tipicamente facciamo girare un sistema operativo completo come Linux. Okay. Per certi versi possiamo anche poi fare più o meno le stesse cose. Però vediamo qual è il vantaggio di usare un sistema operativo su un sistema embedded. Non volevo essere imparziale, quindi non mettere sistemi operativi, ne ho messo uno ormai desueto. Chi ha mai usato MS-DOS? Vabbè dai, allora c'è anche qualcuno della mia generazione. Ok, uno dei primi motivi per cui si usa un sistema operativo è quello di gestire più task. Dici, ma come? Ci hai detto che il dispositivo embedded serve a fare una cosa sola? Sì, una o più, un insieme definito, ma non è detto che quella cosa sola richieda esattamente un task. Ok,
magari devo ricevere dei dati, devo memorizzarli, devo trasmetterli, non è detto che le tre cose siano necessariamente sincrone e vadano sempre fatte nello stesso ordine. Quindi, anche su un dispositivo embedded, avere la possibilità di avere più task e magari averli protetti uno rispetto all'altro è una buona cosa. Se usiamo un sistema operativo, risfruttiamo tutta una serie di servizi. È vero che anche su Arduino troviamo tante librerie già fatte, però le prendiamo e le includiamo nel nostro codice, nel nostro firmware. Se invece ci appoggiamo su Linux, chiamiamo dei servizi del sistema operativo, o su Android, come ci ha fatto vedere anche Mario, per fare qualcosa. Il vantaggio è che siamo molto più staccati da come quel qualcosa è implementato. Se cambiamo il processore dell'Arduino, la libreria che faceva l'accesso, che ne so, un SD card con dei file, dovremo quasi completamente riscriverla. E se non ce l'abbiamo già fatta, il nostro software non ci funziona più. Se abbiamo Linux su un PC e andiamo su Raspberry Pi, le funzioni per scrivere i file sono esattamente le stesse. E quindi il nostro software non dobbiamo nemmeno cambiarlo. Se abbiamo usato un ambiente di sviluppo che non genera codice macchina come Python, per esempio, non dobbiamo nemmeno ricompilarlo. È già lì, è pronto per funzionare. Ok? Quindi questo è un altro vantaggio. Funzione di connettività avanzata. Lo dicevo prima, il Wi-Fi è una delle cose più perverse e complicate partorite dalla mente umana. Ok? Ho connettività, ma mica ce l'ho sempre, ho tanti access point, ma magari fanno riferimento alla stessa rete, la rete va e viene, ho la crittografia, è terribilmente complicato. Ok? Se abbiamo un sistema operativo che si gestisce questa cosa, noi possiamo lavorare sui livelli più alti. E tipicamente in un sistema operativo abbiamo protocolli anche a livelli molto più alti. Parlava Mario dell'accesso a Google Drive. Ok? Per accedere a Google Drive si fanno delle richieste usando il protocollo HTTP, quindi si mandano delle stringhe di testo. Ma queste stringhe di testo, poi sono crittografate, ma questo ve lo risparmio, queste stringhe di testo vengono spezzate in tanti pacchetti sulla rete che poi in qualche modo dovranno essere riassemblati dall'altra parte, ma mica tutti i pacchetti arrivano dall'altra parte, se non arriva qualcuno quell'altro mi chiede di rimandarglielo indietro e io devo ripigliare il pacchetto giusto per rimandarglielo indietro. Poi i pacchetti vengono riassemblati, ho di nuovo le mie dati e così via. Se voglio aprire un file su Google Drive, sulla rete passa uno sterminio di roba. Ok, però se sto usando un sistema operativo che mi dà come funzionalità l'accesso a Google Drive, chi se ne frega? Me lo dà, funziona bene, so che funziona sul telefonino Android di Mario, sul telefonino Android di qualcun altro, io ho un telefonino Windows Phone, quindi non funzionerà. Però, in generale, se abbiamo lo stesso sistema operativo, funzionerà. Un'altra caratteristica importante è la sicurezza. Sicurezza intesa sia come protezione dei dati, perché magari su un dispositivo embedded possono passare dei dati sensibili, ma anche come stabilità del sistema. Se giro sopra un sistema operativo come Linux, ed è quello che fa anche Android, sto sfruttando il lavoro di anni. E soprattutto sto sfruttando, tra virgolette, gli utenti che per anni hanno usato quel sistema operativo. Se milioni di utenti hanno usato quel sistema e l'hanno trovato stabile, molto probabilmente se partirò da lì parto da una base stabile. Se mi riscrivo io da zero tutto quanto, se mi reinvento la ruota, io sono uno sviluppatore, faccio lo sviluppatore da più di 20 anni ormai, però non mi sentirei di garantire di non averci infilato un bug. Ok? Quindi riutilizzare quanto più possibile le cose è anche una garanzia di stabilità. Gestione dei dati, la scalabilità, pensate a Linux, va dai supercomputer alle lavastoviglie. Ok? Lo stesso sistema operativo, chiaro, non esattamente lo stesso codice, lo stesso kernel, però le stesse funzionalità le trovo da cose veramente grandi a cose veramente piccole. E questo mi consente di poter evolvere il mio sistema proprio seguendo quella che è la tendenza dell'hardware a diventare sempre più potente. Quello che faccio oggi, che gira bene su un processore piccolo, lo potrò riutilizzare anche con processori più grandi. L'ultimo punto, ma non meno importante, è anche la semplicità di sviluppo. Arduino, da questo punto di vista, è un'eccezione. Nel senso che chi ha fatto Arduino non ha avuto un'idea eccezionale dal punto di vista tecnico. L'Arduino, se vi mettete con una baseboard, con il chip ATmega, non mi ricordo più che cosa, un clock e qualche resistenza, lo rifate. Ok. L'idea di Arduino è quello di avere innanzitutto fatto un sistema aperto, per cui ho accesso a tutte le informazioni, compresi anche gli schemi logici che mi consentirebbero di rifarlo.
E la seconda cosa è di dare un ambiente di sviluppo per un sistema così piccolo, così embedded, molto user friendly. Chi di voi ha giochicchiato con Arduino? Ok. Non è difficile. È un pochino più complicato che sviluppare su Android o magari sviluppare in JavaScript, non potete debuggare il codice step by step e così via. Però non è nemmeno impossibile, insomma, trovo un po' di informazioni, uno sketch lo riesco a mettere in modo abbastanza semplice. Fino a prima di Arduino, su molti sistemi embedded, si programmava in questo modo. Il produttore vi dava il chip e un manuale. Ok? Il manuale spiegava tutto, tutto, per filo e per segno. Come si muoveva ogni colpo di clock, ogni cosa. Il problema è che il vostro software doveva partire da quello. Quindi il vostro software doveva iniziare tutto quanto. Ok? Io scrivo purtroppo questo tipo di software, no, ma purtroppo a me piace scriverlo, sto dicendo. Però questo tipo di software non è esattamente il software più facile, più immediato da scrivere e debuggare. Se lavorate su un processore ARM, quando lui si accende, vi garantisce che salta a una certa locazione e da lì esegue il codice. Dovete inizializzare i pin, perché se non iniziate giusti non esce niente dai pin del processore. Dovete iniziare la RAM dicendogli esattamente tutti i tempi di refresh. Per darvi un'idea, l'ultimo processore su cui l'ho fatto ha 162 registri per configurare i tempi di accesso alla memoria, quindi immaginatevi trovare la combinazione giusta, che bello, e così via. Su Arduino queste cose le ha già fatte qualcun altro, ma fino a poco tempo fa si faceva così. Quindi il plus di Arduino è proprio quello di aver dato un ambiente di sviluppo con cui uno che vuole pasticciare, ma in senso positivo, sperimentare con l'elettronica, può partire da un livello assolutamente accettabile. Devo solo scrivere la mia applicazione, non devo reinventare tutto quanto da capo per far accendere sto maledetto aggeggio. Nel mondo embedded che cosa troviamo come sistemi operativi? Innanzitutto si trova Linux in tutte le salse. Non esiste una versione di Linux, come non esiste sul desktop, sul mio PC c'è Ubuntu, che è probabilmente una delle distro più diffuse, ma se qualcun altro di voi ha qui un PC Linux, magari ha una distribuzione diversa. Ancora di più nell'embedded. Nell'embedded c'è una differenziazione enorme. Però il kernel rimane sempre lo stesso. Ci sono poi dei sistemi operativi proprietari, Windows CE di Microsoft, VX Works di Wind River, Green Hills Integrity e così via. Ce ne sono veramente tanti, alcuni specializzati in certe nicchie e così via. E Android oggi nei sistemi embedded è ancora abbastanza marginale. Nel senso che viene usato in dispositivi dedicati simili a telefonini e tablet. Non so, chi di voi ha preso Italo ultimamente? Io è un po' deformazione professionale, però se ci fate caso, il controllo dei biglietti di Italo lo fanno con un HTC che con Android. Ok. Spero che abbiano chiuso il sistema ritagliandolo per l'applicazione dei biglietti. Ok. Perché se non è così, ci sarebbe un bel business da fare sui biglietti tattarocchi di Italo, perché se possono impiazzare il software è abbastanza pericoloso. Ok. Però quelli sono dispositivi dedicati ma molto simili. Questa ad oggi è la fascia di mercato in cui c'è Android. Si sta espandendo su sistemi come per esempio i sistemi di, si chiamano entertainment sulle auto, navigazione e entertainment. Perché? Perché anche in auto tutta quella che è l'infrastruttura, per esempio di Android, per il playback dei formati multimediali è molto utile. Tutte le funzioni ad alto livello di Android per andare a fare ricerche, recuperare informazioni, relazionarle geograficamente è utilissima. Pensate a un navigatore che vi dice ok, queste sono le pizzerie in zona, ma ti dico già che questa il martedì è chiusa, quindi fai a meno di andarci. Mi è mai capitato di cercare un ristorante col navigatore, metterci 6 ore e poi scoprire che era il giorno di chiusura. Ok. Anche questo tipo di dispositivi si può infurbire e Android in questo tipo di dispositivi inizia a essere utilizzato. Però secondo me vedremo sempre più dispositivi su cui gira Android. Prima però di scendere nel dettaglio Android vi presento un altro aggeggino che ha avuto abbastanza popolarità negli ultimi tempi. Questo è Raspberry Pi. Ne ho due sulla mia scrivania, uno così e uno dentro un pannellino solare che oggi, visto il clima e visto che siamo in una stanza buia, non sta funzionando più di tanto. Raspberry Pi, lo dicevo, è un processore 800 MHz, ha 256 o 512 MB di RAM,
può leggere un SD card, supporto USB e costa $25-35. È una fantastica piattaforma per iniziare a giocare e a sperimentare. Per darvi un'idea delle capacità di Raspberry Pi anche a livello grafico, qui ho un Raspberry Pi, vi faccio vedere con la webcam magari da questa parte. Ok, adesso chi soffre di mal d'auto chiuda gli occhi 2 secondi perché altrimenti il movimento vi farà malissimo. Ok, questo è un Raspberry Pi con collegato il modulo fotocamera. Ok, senza scrivere software, sto usando solamente il software che c'è già installato. Lo faccio vedere qui forse meglio, ok? C'è questa applicazione in tempo reale, mi fa vedere l'immagine della telecamera, dice ma è bruttissima. È bruttissima perché in realtà questa immagine viene processata per evidenziare i bordi e così via. Cioè, in tempo reale sta facendo un processing dell'immagine. $25, ok? Su Raspberry Pi, se vi piace sperimentare in questo campo, potete per esempio provare OpenVG. OpenVG sono delle librerie per la computer vision. Vi consentono di riconoscere oggetti, riconoscere delle facce, delle forme, delle immagini. Non è un fulmine, però già con OpenCV vedete che potete fare cose interessanti. Ok. Questo giusto per farvi vedere una piattaforma che non sia un telefonino o una cosa del genere. Questa shameless self-promotion, come dicono gli anglosassoni. Su Raspberry Pi ho scritto un libro che pubblicheranno tra poco, quindi se avete voglia di leggere un po' di cose, se vi è piaciuta questa presentazione, magari può essere interessante. Però poi, se volete, ne parliamo. Ok, questa Raspberry Pi è la prima demo, era quella che vi ho fatto vedere. La seconda, invece, vi faccio vedere, tra l'altro è quella che poi c'è anche nel libro, una cosa un pochino diversa, nel senso che lì dentro c'è un altro Raspberry Pi, che spero stia ancora funzionando, a cui c'è collegato un sensore di umidità e temperatura. Ok. Possiamo misurare l'umidità e la temperatura, bello. Ma come la vediamo? Il vantaggio di usare un sistema operativo è che posso usare strumenti a alto livello. Quindi, per esempio, adesso ho aperto la presentazione, io posso vedere il valore di umidità collegandomi a un web server che sta girando sul mio Raspberry Pi. La data è sbagliata perché Raspberry Pi non ha un runtime clock interno e quindi aggiorna la data collegandosi a internet. Però questo è un po' che non si collega a internet e quindi sta tenendo il giorno dell'ultima volta che si è collegato a internet. Ok? Però io facendo così sto rileggendo i dati in tempo reale. Ogni tanto dà anche errore perché il sensore non gli risponde. L'altra cosa interessante, posso sempre collegarmi al mio server web e vedere i dati storici. E quindi sostanzialmente, se non si fosse capito dalle schermate, non sono uno sviluppatore web. Ok? questo è HTML-1.0. Ok? Però il concetto, spero si capisca, è quello di dire, su questo sistemino ho anche un database per cui mi tengo le temperature storiche. Ok, con l'aggeggio può funzionare col pannello solare e quindi potrei avere una piccola stazione meteo che posso piazzare da qualche parte per fare degli studi, per capire, o anche solo per ricordarmi che tempo faceva 2 settimane fa. Una cosa ancora più carina è che questi dati, la mia mini stazione meteo, li prende e li spedisce in rete appiccicandoli in uno spreadsheet di Google Docs. Quindi io qua ho le informazioni sulla temperatura e poi posso prenderla e posso farci dei grafici e così via. Ok, questa è una sola. Se voglio posso prendere più stazioni e il discorso potrebbe diventare interessante. Ok, tante stazioni da $25 più costa $40 il pannello solare con le batterie, quindi anche per un progetto di studio questa è una piattaforma hardware fantastica. Posso giocarci, posso imparare e magari posso anche tirare fuori un'applicazione interessante. Guardando nella palla di vetro capì di avere un testicolo artificiale. Questa è una battuta di Bergonzoni, non è mia. quale può essere il futuro? Il futuro è che i processori a 32 bit oggi, già oggi, costano come i microcontrollori a 8 bit.
Un processore a 8 bit che gira a un paio di megahertz costa come un processore a 32 bit che gira a 50 megahertz. Questo vuol dire che per tutta una tipologia di applicazioni, oggi, senza spendere nulla in più, ho a disposizione la potenza di 32 bit, quantità di memorizzazione più grande, velocità di elaborazione più grande. Quindi questo vuol dire che a parità di costo, quindi non dico il processore 8 bit, vabbè, costa, no, costano uguali. Chi usa oggi processori 8 bit li usa per due motivi. Il primo motivo è il consumo di energia, anche se gli ARM consumano poco o niente. Ma alcune architetture a 8 bit o a 16 bit come gli MSP430 di Texas Instruments, per esempio, non consumano assolutamente niente, cioè con una pila da batteria da orologio potete farlo girare per 2 anni. Gli ARM non ci sono ancora arrivati, girano magari 6 mesi con la batteria da orologio. Ok, quindi allo stesso prezzo ho una capacità di elaborazione molto più grande. La connettività l'abbiamo già vista e anche i tempi di sviluppo andranno a accorciarsi proprio perché abbiamo degli strumenti sempre più evoluti. Ok? Quindi sui dispositivi embedded credo che vedremo, magari non in tempi mostruosamente brevi come quelli dettati dal mondo consumer, quello che abbiamo visto dai telefonini, no? Nel mondo dei telefonini si è dormito con i telefonini che funzionavano con il touchscreen resistivo, il pennino e aprivano una schermata ogni mezz'ora finché l'Apple non ha fatto l'iPhone. Da lì c'è stata un'evoluzione. Mario l'ha detto, da Android 2.2, dove l'interfaccia grafica ogni tanto ti prendeva a cazzotti, alla 4 già è un salto epocale e sono passati 4 anni. Ok, nei dispositivi embedded probabilmente i ritmi sono un pochino più lenti perché chiaramente lo sviluppo dei prodotti procede con ritmi un po' diversi, però anche lì siamo destinati a vedere la stessa evoluzione. Cose folli fino a qualche anno fa, come il riconoscimento delle immagini, oggi vengono usati in un sacco di prodotti commerciali. Tipo le macchine del caffè che capiscono che la cialda non è loro e vi fanno un caffè che fa schifo. Non è vero. Ok. Non esiste solo Raspberry Pi, ci sono tanti altri sistemi, poi se cercate in rete sicuramente troverete modo di scialacquare le vostre finanze. Per esempio, sistemi probabilmente un pochino più martellabili di Raspberry Pi nell'ottica embedded, quindi con più I/O di quelli che ha Raspberry Pi, sono per esempio la BeagleBone Black e la BeagleBoard di Texas Instruments. Qui avete parecchi pin di I/O con cui potete pasticciare, quindi si possono collegare a dispositivi anche un pochino più complessi, quelli che riuscite a collegare con Raspberry Pi. Lì ho per esempio una Panda Board, su cui gira Android, adesso velocemente la faccio vedere. Prima qualcuno mi diceva, sì ok, ma posso usare Raspberry Pi in un prodotto? Allora, la risposta, come diceva prima Andrea, è potrebbe, dipende. In realtà Raspberry Pi non è fatto per farci un prodotto, non ha nessuna certificazione. Non vi garantiscono che se lo mettete assieme a qualcosa che ha delle emissioni non smetta di funzionare e così via. Può essere, è fantastico per fare un prototipo, per fare un prodotto poi ci sono tutta una serie di prodotti che sono comunque simili, sono semplicemente ingegnerizzati per essere più tolleranti a certe emissioni, oppure vi garantiscono che sono disponibili per 10 anni, cosa che su Raspberry Pi non fa nessuno. Okay. Io lavoro in un'azienda che si chiama Toradex che fa esattamente questo tipo di cose, per questo sono abbastanza ferrato sull'argomento. Dice, è Android? Per provare Android, un'ottima piattaforma è la Panda Board. Che adesso è andata in power save perché ho parlato troppo e quindi devo farla ripartire. Ok, quando poi riparte ve la faccio vedere. Il problema è che è andata in power save, non ho attaccato né tastiera né niente, quindi non posso tirarla fuori dal power save. Devo farla ripartire. Ok, parliamo un attimo di Android. Anche Mario nella sua presentazione ha rimarcato che Android si basa sul kernel di Linux. In realtà questa è l'architettura di Android, è una versione un po' più estesa della versione che abbiamo visto nella prima presentazione, non mi ricordo più il nome dello speaker, scusatemi. Sì, no, mi ricordo Matteo, bravo. Cioè, mi ricordo che di tu, ma non mi ricordavo il nome. Ok. La sua versione era quella per sviluppatori ad alto livello, quindi era un po' più condensata. Il concetto sostanzialmente qual è? Abbiamo quella parte in rosso che è il kernel di Linux. Lo stesso kernel, o meglio, il kernel compilato in un modo diverso, con delle opzioni diverse, ma lo stesso che troviamo sui server e su tantissimi altri
dispositivi. Sopra il kernel di Linux c'è uno strato che è comunque codice nativo, alcune librerie per ragioni di performance, quelle più legate alla grafica, e poi il runtime con la macchina virtuale di Dalvik. Dopodiché abbiamo l'application framework, quindi tutti i servizi ad alto livello che Android dà alle applicazioni, e questo è tutto codice in Java. Effettivamente le proporzioni sono quelle che diceva Matteo, quindi quasi il 90% del codice è scritto in Java. Ce n'è una parte scritta in C, in C++, oltre al kernel di Linux, che da solo fa già qualcosa tipo 26 milioni di righe di codice. È un po' di roba. Ok. E quello è scritto tutto in C, neanche in C++. Ok. Vi faccio vedere la panda board prima che vada ancora in suspend, altrimenti tanto vale. Ok. Anzi, facciamo così, ci attacco il mouse. Ok. Ok, questo è il classico lock screen di Android, posso sbloccarlo e qui ho una serie di applicazioni, questa poi è una compilazione di test, quindi ci sono un po' di applicazioni di test e un po' delle classiche applicazioni che trovate su un sistema Android. Non ci sono tutte le applicazioni perché alcune applicazioni sono di Google proprietarie e non vengono date in licenza a chiunque, solamente a degli OEM. Ok, però la cosa buona della Panda Board è che sul sito di Google, nei sorgenti dell'AOSP, Android Open Source Project, oppure sul sito di Linaro, che è una specie di fondazione in cui collaborano tantissime aziende che usano processori ARM, potete scaricarvi completamente i sorgenti di Android per la Panda Board. E quindi ricompilare la stessa immagine che sto usando io e avere un sistema Android di cui però avete il controllo completo. Ok? Diciamo che è un po' un routing con gli steroidi, nel senso che se fate il routing del vostro dispositivo Android avete accesso a tutto quello che c'è, ma qui avete accesso al codice sorgente, quindi se volete volete anche cambiare qualche pezzo di codice, ricompilarlo e vedere cosa succede sul sistema. Quindi questa è una bellissima piattaforma rispetto a Raspberry Pi, dove non gira Android, se volete sperimentare con Android sui sistemi embedded. Anche questa ha un po' di segnali di I/O, per cui potete pasticciare collegandoci dispositivi e tutto e quant'altro. Io dico pasticciare, ma ripeto, lo dico in senso positivo, nel senso che quando mi chiedono cosa fai di lavoro pasticcio con l'hardware, quindi voglio dire. E mi pagano, cioè. Ok. Quindi dicevamo Android e Linux sono imparentati. Possiamo dire che Android è una sorta di stack costruito sopra il kernel Linux. Questo stack ci dà un sacco di funzionalità, ma soprattutto sorpassa quello che è storicamente uno dei problemi di Linux, che cioè per Linux non esistono ad oggi strumenti di sviluppo per le applicazioni ad alto livello digeribili. Cosa intendo digeribili? Quindi, ma no, ma io ho Eclipse, io ho... Sì, ok. Però se paragoniamo Android Studio, dove posso disegnare la UI, a scrivere la UI da codice su Eclipse, non sto dicendo che scrivendo la UI da codice su Eclipse non si facciano delle belle cose, ma ci vuole più tempo. E quindi questi strumenti sono, secondo me, meno digeribili. L'unica alternativa che c'è oggi su Linux di livello, a livello di semplicità paragonabile a Android è Qt, non so se qualcuno di voi l'ha usata. Sono librerie che nascevano in un'azienda norvegese, Trolltech, sono state acquisite da Nokia, ora sono state rilasciate da Nokia, nel senso che è stata creata una nuova azienda che se ne occupa. Qt ha un sacco di funzionalità in C++, quindi anche qui il codice nativo introduce un pochino di complessità in più rispetto a un ambiente Java. Android, per contro, invece è una piattaforma di sviluppo ottima, mi dà un sacco di servizi, mi dà strumenti che migliorano sempre di più per lo sviluppo dell'applicazione, perché come è migliorato il sistema operativo, io ci ho giochicchiato un po' nella versione 2 e Eclipse, ti ammazzava colpi di fichi molli come performance, ma questo è rimasto. Però soprattutto, per esempio, la parte di design della UI era un fantastico editor XML, cioè non c'era niente di visuale. Ok, sta migliorando, Android Studio mi sembra vada ancora più decisamente in quella direzione. L'ultimo punto importante è che chi fa il silicio non lo fa tipicamente per beneficenza, quindi vuole vendere un sacco di processori. E per vendere un sacco di processori deve andare su progetti nel mondo consumer.
E il mondo consumer è dove oggi Android domina. Il processore che abbiamo sulla Panda Board è lo stesso che c'è nel Kindle Fire. Il fatto di aver venduto qualche milione di Kindle Fire consente poi di poter usare lo stesso processore anche in progetti che magari fanno qualche centinaio di pezzi. Ok, ma se non ci fosse un progetto da un milione di pezzi, la Texas Instruments non si sarebbe mai messa a sviluppare un processore del genere. Ok, quindi il fatto di avere una grossa share nel mondo consumer aiuta Android ad entrare anche nel mondo embedded. E anche questo è uno dei motivi per cui mi aspetto di vedere sempre più dispositivi basati su Android. Trova le differenze. Ok, non c'ho più KitKat, quindi non posso dare premi a chi trova per primo la differenza tra le due immagini, ci sono. Vabbè, scusatemi. Se uno la trova, alza la mano, la dice, è una soddisfazione platonica. L'orologio, è l'unica che ho trovato anch'io, però. Ok. Ok. Peccato che sono finiti i KitKat. Quali sono le differenze? Android è un progetto commerciale. Non sto usando l'aggettivo commerciale in senso dispregiativo come è musica commerciale. Ok. È commerciale nel senso che è un progetto che ha un target molto ben definito e quindi tutte le funzionalità vengono fatte in quell'ottica. Ad oggi Android non ha come target nient'altro che telefoni e tablet e quindi le nuove funzionalità che ci ha illustrato Mario vanno tutte giustamente in quella direzione. Se il target si estende, se qualche casa automobilistica inizierà a avere un sistema in macchina con Android, vedrete che probabilmente si estenderanno anche le funzionalità. Ok. Linux, viceversa, è un progetto collaborativo. Quindi c'è Linus Torvalds che decide all'ultima parola, assieme al board of director della Linux Foundation, su che cosa va o non va nel kernel. Però quello che arriva per essere integrato nel kernel arriva da tantissime realtà, aziende, perché l'immagine del kernel di Linux sviluppato dall'hacker bulgaro nel sottoscala è un po' romantica. In realtà sul kernel di Linux ci lavorano fior di professionisti, magari hacker bulgari nel sottoscala, pagati da grosse aziende. E anche un grosso contributo arriva dal mondo dell'università, della ricerca e così via. È un progetto che non ha una direzione precisa, cioè se chiedete a Linus Torvalds qual è lo scopo di Linux, a parte conquistare il mondo, probabilmente non potrà essere più preciso, perché gira dai server all'oggetto più piccolo e insignificante che potete immaginare. Mentre Android ha un target preciso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se non rientrate nel target di Android, magari Android vi andrà bene per il vostro dispositivo, però non vi potete aspettare che evolverà su quello che è il vostro target. Su Linux avete voce in capitolo anche voi, quindi potete probabilmente decidere un po' di più. Linux è molto ritagliabile, mentre Android nasce per dare un set di funzionalità quanto più possibile omogeneo. Anche questa è una differenza perché tipicamente a parità di funzionalità Android richiederà più risorse hardware perché è difficile togliere dei pezzi da Android, mentre è semplice farlo tipicamente sui sistemi Linux. L'ultimo punto, ma non meno importante, è la licenza è diversa. La licenza di Linux è GPL. Se modifico il kernel di Linux e lo uso in un mio prodotto, le modifiche che ho fatto devo darle ai miei utenti. E questi hanno titolo legale di chiedermele. Ci sono dei casi in cui è successo. Netgear, il sorgente del firmware dei router, e anche altri. Android, il kernel di Linux, chiaramente mantiene la licenza, non la possono cambiare, ma la maggior parte dei componenti a livello user mode ha una licenza che viene definita licenza BSD-like, Apache BSD. In apparenza è più permissiva. Dice, tu puoi prendere quello che io faccio, ti scarichi i sorgenti dall'OSP, li migliori, fai quello che vuoi e te li tieni. Dice, ah, non li rivogliono neanche indietro. Sì, ma in realtà questo per Google è un vantaggio, nel senso che i grossi OEM come Samsung e compagnia possono implementare su Android senza condividere. Ok. Questo poi a livello commerciale non è nemmeno un grosso problema, probabilmente. Però se per esempio decidiamo di fare cose a livello universitario e così via, probabilmente l'accesso alle informazioni è diverso tra Android e Linux. Ok. Se cercate in rete Linus Torvalds e Nvidia, c'è un bel video in cui Linus Torvalds esprime il suo parere su Nvidia. Se non l'avete mai visto, cercatelo, ma non davanti a un bambino. Ok. Ok, parliamo di Android
questa è l'ultima parte, Android e l'accesso all'hardware. Per farvi vedere queste cose ho un'altra board, che usare la Panda Board mi sembrava brutto. Questa è una board, ripeto, la produce l'azienda per cui lavoro, che ha un modulo CPU con un Tegra 2. Il modulo CPU è questa schedina più piccola che vedete in mezzo, e poi tutti quanti i connettori. Il vantaggio di questa board è che l'hardware è abbastanza facile da modificare. Okay. L'equivalente dell'Hello World che avete scritto magari in 100 linguaggi di programmazione su PC e così via, in ambito embedded è accendere un LED. Quindi la prima cosa che facciamo, accendiamo un LED su Android. Per accendere un LED su Android, avevo provato a vedere se funziona l'applicazione. Ok. Le perspective di Eclipse le amo alla follia. Ok, per accendere un LED su Linux come si fa? In realtà uno dei concetti base di Unix, il nonno di Linux, è everything is a file. Tutto è un file. Tutto lo posso astrarre come file. Anche i LED sono dei file, anche se non sembra. E sotto sys class GPIO, GPIO, bla bla bla, un numero, abbiamo in realtà la possibilità di controllare non tanto i LED, ma i pin di General Purpose IO, cioè i pin del processore. A questo pin con un fantastico cavetto volante ho attaccato un LED, se la prima cosa che devo fare è aprire il file direction e dirgli che è un output. Vedete, apro il file direction e ci scrivo out. Il secondo step, apro il file value e ci scrivo se è acceso o spento, 1 o 0. È facilissimo usarli, questo è un pezzo di codice in Java, neanche particolarmente legato ad Android, visto che usa i file standard di Java. La parte Android è una fantastica applicazione, se prendo il mouse giusto riesco a farvela vedere. L'interfaccia grafica ci ho lavorato abbastanza, però sono un po' di scuola minimalista, quindi... Ecco, non me la fa neanche vedere, cioè vergogna anche lui, però c'è solo un pulsantone per accendere e spegnere il LED. Ok? E sostanzialmente nella mia fantastica activity non faccio nient'altro che sull'on click del pulsante spegnere o accendere il LED. Ok, proviamo a lanciarla. Notate che ho usato il condizionale. No, non ho usato il condizionale, ma ho usato una formula dubitativa. Proviamo a lanciarla. Ok, ce la sta facendo. Vediamo lo schermo. Non è partita. Ah. Ah no, ok, sono arrivato su un breakpoint. Un'altra cosa che mi piace di Eclipse è che si capisce subito che sei arrivato su un breakpoint. Mi aspettavo che là mi chiedesse di collegarsi, ma in realtà l'avevo già lanciata prima. Ok. Qui vabbè, è un breakpoint sulla parte inizializzazione, quindi apro il file, bla bla bla. Se ci è riuscito, a questo punto dovrebbe partire. Vediamo. Non sta partendo. Mi sa che l'ho lanciata prima e ha lasciato aperto il file. Beh, però dovrebbe averla installata, se mi ricordo come si chiama. No, si è frizzato tutto, quindi è ancora meglio. Ok. No! Sono un grande. Stavo guardando la Panda Board, ok. E adesso ho resettato l'altra board, giustamente. Non si muoveva niente. Ok, aspettiamo che riparte. La prossima volta porto due monitor così. Ok. Sta ripartendo la board, prometto che poi quando riparte vi faccio vedere la... Ok, no, già ripartita, dai, pensavo peggio. Qui si è collegato, aperto perché si è collegato come mass storage e quindi ha aperto il play. Ok, ce l'abbiamo fatta, vediamo. Poverina, c'aveva anche ragione, lei stava funzionando e io guardavo l'altro. Ok. Questo è il desktop. Proviamo finalmente a lanciare l'applicazione guardando lo schermo giusto. Adesso si è offesa, non parte più. No, ok, c'è. Ok.
Adesso arriva nel breakpoint, riparte. Pigio sul pulsantone. Ok. Beh, cioè, non volevo rischiare di mancarlo. C'è un secondo breakpoint. Vado avanti sul breakpoint. E il LED, ve lo faccio vedere da qui, si è acceso. Adesso levo il breakpoint perché altrimenti diventiamo pazzi. Ok, sta già girando e quindi vi rifaccio vedere la telecamera. Ok, pigiando sul pulsante il nostro LED si accende e si spegne. Ok, è un piccolo passo per un uomo ma un grande passo nel sistema embedded, accendere e spegnere un LED. Ok. Grazie. Ok, non strappatevi i vestiti per la demo dopo, perché adesso sto quasi per finire. La seconda demo che vi faccio vedere è un pochino più complicata. Ho un lettore di card RFID. Qui va un po' bruciato Mario, perché fino a poco tempo fa non si potevano leggere da un dispositivo Android normale, adesso sì. Bastardi. Giusto per farvi vedere la demo. Adesso vi lancio velocemente l'applicazione, perché altrimenti facciamo tardi. Ok, prima vi faccio vedere, anche qui apre le cose, breakpoint, non aggiorno Ubuntu adesso, non mi sembra il caso. Ok, qui la user interface mi è venuta ancora un pochino più minimale, però poi dopo si anima. Questo aggeggio collegato alla porta USB è un lettore di card RFID, questo aggeggino. Passando una card vicino al lettore, se riesce a leggerle, ok, tipo a pagina 0 del manuale c'è scritto non mettetelo in mezzo dei cavi o delle altre cose, ma... ok. No, niente, gnafa. No, non sta leggendo le carte, poi dopo ci riproviamo, eh? Però non volevo finire tutto il giro prima di... in teoria, in realtà la lettura della card è abbastanza semplice quando funziona. Legge una stringa che arriva da una porta seriale emulata via USB. Ok. C'è un breakpoint. No, speravo. L'ho tolto sulla lettura. Ok, vedete che qua configura la porta seriale e poi legge, manda un paio di comandi per inizializzarlo e poi lo legge. Dopo riproviamo a rilanciarlo. Ho paura che abbia fatto una cosa bruttissima, perché in realtà anche la demo successiva legge da una porta seriale emulata su USB. Non vorrei che ho ricollegato i dispositivi USB e ha scambiato le due porte seriali. Ok? Quindi se non funziona anche la prossima demo, poi proviamo a scambiare i dispositivi, magari va. Ok. L'ultima demo, chi è venuto al Talent Garden l'ha già vista, è una piccolissima applicazione collegata con Arduino. Ho un Arduino su cui ho montato un ricevitore a infrarossi, e infatti non sta funzionando manco lei perché ha scambiato le seriali. Se la montagna non va a Maometto, cioè se Maometto non va alla montagna, facciamo uno scambio di porte seriali, facciamo ripartire così magari funziona. È una piccola applicazione, poi spero di riuscire a farvela vedere, che legge dall'Arduino una serie di eventi. Muovo un joystick, invio dei codici col telecomando. Ok. La differenza rispetto all'esempio, poi metterò anche tutti quanti i sorgenti sul sito, la differenza rispetto all'altro esempio è che in questo caso non lavoro più in codice Java, ma uso del codice nativo. È per quello che c'è un nativo sulla slide. Ma riaperto ancora il maledetto Music Play. Ok.
Su Android, soprattutto se sto lavorando su un sistema embed, c'è una serie di cose che dal codice Java non posso fare, per questioni di tempi di risposta o per questioni di diritti d'accesso o di come è implementato il runtime, che non prevede queste funzionalità. In questo caso posso usare quella che si chiama Java Native Interface. Cos'è Java Native Interface? È sostanzialmente la possibilità di mischiare codice Java e codice nativo. È un'interfaccia che in Java esiste storicamente anche nelle versioni Java non legate ad Android. Intanto provo a farla partire per vedere se ha scambiato le seriali. Intanto vi faccio vedere il codice. Sostanzialmente cosa succede? Io nel mio sorgente Java ho alcuni metodi che sono dichiarati come metodi nativi. Sostanzialmente questi metodi non sono implementati in codice Java, ma dovranno essere implementati in codice C. Il collegamento avviene tramite il nome della funzione. Questa è una delle cose che mi fa impazzire di JNI, è che, beh, a parte il fatto che Eclipse, ok, se non hai un display due volte il Full HD non si vede niente, bisogna dichiarare delle funzioni in C con dei nomi mostruosi, del tipo Java, com, example, Arduino, ltest, bla bla bla, eccetera. Quindi non è esattamente facile interagire con JNI. Però una volta che si è capito il meccanismo, posso implementare un pezzo di codice in C e fare in modo che questo codice chiami indietro del codice Java. Nel mio codice Java ho degli event handler, scusate se ho usato il termine di .NET ma non mi viene un termine Java, che servono per intercettare gli eventi generati dal mio hardware. Cosa vuol dire? Vuol dire che, adesso vi faccio vedere la webcam, ok, se io muovo il joystick, vedete che si accende il pulsante con la direzione in cui sto muovendo il mio joystick. Ok, se ho questo fantastico telecomando super cinese, se premo il tasto 9, vedete che si accende l'ultimo tasto che ho premuto. Ok, questo su un sistema Android commerciale è ancora più complicato da fare. L'altra cosa che possiamo fare, c'è un LED, una barra LED, e vedete che giro la telecamera, io avevo le stelline del rating, trovando il mouse giusto e cliccando sulle stelline posso accenderne più o meno direttamente dal mio sistema. Ok, questa è una demo abbastanza semplice, però per farvi vedere come da un sistema Android posso accedere all'hardware. Vediamo se funziona anche quella di prima, così vado a casa contento. Voi magari non ve ne frega niente, però è una questione. Ok. La webcam. Breakpoint. Wow. Ok. Vediamo se adesso ce la fa. Non si accende neanche, fantastico. Ok. Sì. Poi il problema è che è in mezzo ad altri 16 cavi e c'è un punto. Sì, una è arrivata, volevo farvi vedere più di una, ma c'è un'area sensibile, credo che sia un micron per due, quindi se non gliela piazzi proprio precisa. Ok, vabbè, comunque era per farvi vedere che non vi avevo raccontato storie, che funziona anche la lettura degli RFID. Ok, spero di avervi interessato all'argomento di dispositivi embedded. Se spendete le fortune di famiglia comprando Arduini e dispositivi embedded non è colpa mia, ditelo a vostre mogli fidanzate, però è divertente, insomma, credo di avere la fortuna di fare un lavoro che mi piace mischiare un po' il software e il mondo fisico, il mondo reale, appunto, con dispositivi che possono interagire col mondo reale. Ok, poi sono onoratissimo di aver parlato in quest'aula, perché per uno che ha finito l'istituto tecnico a pedate nel sedere, parlare all'università è comunque una grossa soddisfazione. Vi ringrazio per la pazienza, svegliate i vostri vicini addormentati. Grazie. Se avete domande, magari mi piazzo un po' di lato, così non rubiamo tempo alla persona che deve parlare dopo, così ha tempo di preparare le sue cose.